Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Apriamo con la cronaca. Hanno dato fuoco a montagne di rifiuti accatastati, due i denunciati. Si tratta di due operai stranieri che smaltivano illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti. L'operazione di abbruciamento è stata scoperta dai carabinieri forestali di Montevarchi e Loro Ciuffenna, che hanno individuato in flagranza di reato i due mentre erano intenti a bruciare rifiuti in un'area di 200 metri quadrati. L'area è stata posta sotto sequestro e i responsabili deferiti all'autorità giudiziaria. Il codice ambientale prevede per questo genere di reati la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 2.600 euro a 26.000. Il generale Garofalo, già comandante del RIS dei Carabinieri di Parma ed esperto genetista forense, conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Mediaset Quarto Grado, questa mattina era presente all'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, che ha tenuto una lezione agli studenti delle classi quinte. Chiara Salotti. Lezione su DNA e scena del crimine all'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei con un professore d'eccezione. A salire in cattedra il generale Luciano Garofano, esperto genetista forense dal 1995 al 2009, comandante del RIS di Parma nel reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Nella sua carriera si è occupato di importanti casi di cronaca nera, tra i quali la strage di Erba, il serial killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne e il delitto Garlasco. Ovviamente il DNA ci ha dato degli strumenti impensabili, perché poter sapere che da una traccia invisibile come la saliva, il sudore, un sangue lavato, un pavimento lavato, noi possiamo risalire alla vittima e quindi avere degli elementi oppure di un sospettato e quant'altro. Questo significa che abbiamo degli strumenti fondamentali. Hanno cambiato la vita anche proprio dell'approccio sulla scena del crimine. Però questo significa che bisogna essere anche molto attenti, molto cauti e soprattutto agire sempre attraverso dei metodi che permettano una raccolta idonea delle prove, affinché siano garantiti anche i diritti di tutti, sia quelli della difesa e quelli dell'accusa, che naturalmente cerca di portare in dibattimento il vero autore di efferati omicidi. È stata un'occasione imperdibile per i ragazzi dell'ITIS che sognano di lavorare nel mondo delle scienze forensi, in cui il generale è tra i massimi esperti in materia di indagine scientifica. Per noi è stato un onore e un piacere accoglierlo, anche perché oltre a illustrare le tecniche di indagine forense ha dato una panoramica su quelle che sono le opportunità di carriera dopo un diploma, i percorsi di laurea, come si può entrare a far parte dei nuclei investigativi, e penso che molti ragazzi siano rimasti affascinati, abbiano avuto anche degli spunti interessantissimi per il loro futuro professionale. Ed è giornata di commemorazione oggi per i carabinieri di Bibbiene. Alla caserma infatti del comando compagnia stazione dei carabinieri di Bibbiene è intitolata alla memoria del carabiniere Angelo Mascalchi, medaglia d'argento al valore militare alla memoria, di cui oggi ricorre il 90° anniversario del sacrificio in terra calabrese. Mascalchi nacque a Poppi il 1° settembre 1910, si arruolò giovanissimo nell'arma e fu trasferito nella piccola stazione di Cetraro in provincia di Cosenza. Una notte con due commilitoni fu coinvolto in un'azione volta a stanare dei ladri barricatisi in una villa abbandonata. Il militare casentinese fu colpito mortalmente dal fuoco dei banditi non appena riuscì ad entrare nella villa. Cambiamo argomento e parliamo di lupi, perché ancora un attacco di questi animali è avvenuto in Val di Chiana. Sale l'allarme delle associazioni del mondo agricolo. Greta Settimelli. Ancora un attacco dei lupi nell'Aretino dopo i casi di Rigutino alle porte di Arezzo e l'altro caso che si era registrato a inizio anno a Cozzano, zona di Castiglion Fiorentino, ieri pomeriggio un altro caso. A segnalarlo è Dante Moretti, imprenditore agricolo locale e presidente della sezione di Coldiretti di Arezzo. La zona è quella di Pieve al Toppo, Val di Chiana. È successo in pieno giorno, dice, nella zona adiacente alla mia azienda i lupi sono riusciti a scavalcare una recinzione e, introducendosi all'interno di un'altra azienda, hanno sbranato una pecora e ferito un cavallo.
La paura di Moretti è che i predatori possano di nuovo avvicinarsi alle aziende o alle abitazioni. Non è più una situazione sostenibile, dice, il lupo potrebbe arrivare in ogni momento, come ha già dimostrato di fare di giorno e di notte. L'allarme è rosso per i nostri imprenditori, continua Coldiretti. Le aziende sono in grossa difficoltà e stanno facendo sforzi enormi per restare in piedi. Serve un vero e serio impegno delle istituzioni. Quello che chiediamo è la massima responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e degli allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne. Ed in Toscana parte il voucher per il trasporto gratuito delle persone fragili. Vediamo come ottenerlo. Questo è il sito trasportosociale.ssrtoscana.it. Si accede direttamente cliccando sull'azienda USL Toscana Sud-Est. A questo punto si viene renderizzati a una pagina di login. In questo caso il login necessita di un'identità digitale. Potranno essere così richiesti online i voucher gratuiti per il trasporto di persone con fragilità socio-economiche. La ricetta infatti diventa unicamente telematica, come stabilito dalla giunta regionale con una delibera. Il servizio riguarda solamente i cittadini che devono effettuare all'interno del sistema sanitario cicli di prestazioni diagnostico-terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da specialisti, ma non hanno modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. Persone che hanno difficoltà reali a recarsi presso una struttura sanitaria per fare questi cicli di terapie. Ovviamente ci sono anche delle condizioni legate alla parte economica, quindi si deve avere un ISEE comunque basso. Come poter accedere però a questo servizio telematico? Allora, il servizio è semplice nella sua attivazione, la modalità è individuale, se uno ha la possibilità di accedere a un computer, a un telefono, al sito trasportosociale.ssr.toscana.it, si accede con l'identità digitale e si compila l'autocertificazione, alla fine della quale viene rilasciato un voucher da utilizzare con le associazioni di volontariato per il trasporto. Viceversa, invece, nel caso in cui non si abbia questa possibilità, ci si può recare a un qualunque sportello CUP dell'azienda sanitaria e presentare il modulo, verrà aiutato e l'operatore di sportello compilerà l'autocertificazione, la registrerà, stamperà il voucher e lo fornirà all'interessato. È già scattato oggi il codice giallo per possibili nevicate in provincia di Arezzo, ma adesso la Regione Toscana ha aggiornato le previsioni e allungato il periodo di validità dell'avviso di vigilanza fino alla giornata di domani. Se fino a ieri le previsioni davano la possibilità di accumuli soltanto in montagna o in collina fino alla quota di 500 metri, adesso le nevicate potrebbero arrivare anche a bassa quota. La nota della Regione precisa che nelle aree orientali della regione le nevicate potrebbero arrivare al pomeriggio con accumuli fino a 5-10 cm, localmente anche superiori. Sulle zone interne orientali, quindi in provincia di Arezzo e marginalmente anche in quelle di Siena e di Firenze, le nevicate potrebbero protrarsi fino a sera e sempre per domani ci sono forti possibilità di rovesci e brevi temporali su gran parte della regione. E adesso parliamo di politica. Ha partecipato al Consiglio Direttivo di Italia Viva Maria Elena Boschi, dopo essere stata anche all'Istituto Piero della Francesca con gli studenti, parlando di Costituzione. Massimo Gianni. Grande affluenza e partecipazione all'Assemblea Provinciale di Italia Viva, che si è svolta ad Arezzo in via Leone Leoni presso la Casa dell'Energia. Erano presenti il vicepresidente della Regione Toscana Stefano Scramelli, il coordinatore aretino Gianni Ulivelli e l'onorevole Maria Elena Boschi. Tante idee, innanzitutto da ascoltare, perché i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti sono sempre molto attivi e vivaci sul territorio, ma anche l'idea di condividere il lavoro che stiamo facendo in Parlamento, ovviamente come Italia Viva, di opposizione al governo Meloni, a cominciare dalla questione delle accise sulla benzina, la politica quindi economica che sta portando avanti questo governo, e anche rilanciare, proseguire sulla strada della creazione di una forza sempre più unita con azione per un percorso comune in vista delle europee. E diciamo che questa per noi è un po' l'assemblea
che chiude una fase del percorso di Italia Viva Arezzo, ma che è anche la fase, diciamo, di spinta della nuova federazione che faremo con Azione a partire da febbraio-marzo, perché sarà un periodo molto intenso, impegnativo, in quanto che tra il 2023 e il 2024 28 elezioni amministrative ci vedranno impegnati in questa provincia, in questa logica di coinvolgimento dei territori, tenendo conto delle persone possibilmente che hanno avuto esperienze e professionalità nella società civile, ma che vogliono contribuire al di là dei partiti a fare un'esperienza a favore del loro territorio e delle loro comunità. Sì, una grandissima partecipazione dimostra che Italia Viva è molto viva, presente in provincia di Arezzo, sta crescendo più che in altre province del territorio toscano, e questo denota un ottimo lavoro di chi sta organizzando sui territori, la presenza sia mia che di Maria Elena ovviamente dà un contributo di relazioni di quello che sta avvenendo a livello regionale e nazionale, quindi un partito che si organizza, che si struttura, che programma insieme, che decide insieme i passaggi più importanti che ci stanno affrontando, e credo che questo sia stato un elemento di crescita e che denota, diciamo, un'attività che continua, e credo che questo sia positivo per tutti noi che poi, come nel mio caso, siamo chiamati a rappresentare il nostro partito e i nostri elettori in Consiglio regionale della Toscana. Guadagnoli, il poeta stroncato da Leopardi che vietò a Garibaldi di entrare ad Arezzo. Se ne è parlato in un incontro con il professor Claudio Santori. Sentiamo. Fa parte di quegli scrittori satirici che sono stati spesso ingiustamente dimenticati, e all'epoca aveva un successo strepitoso, superiore a quello di Leopardi persino, no? Quindi suscitava anche l'invidia di Leopardi. Chi era Antonio Guadagnoli? Antonio Guadagnoli, prima di tutto, è un poeta. Poeta molto maltrattato dalla critica, e un uomo politico maltrattato dalla critica anche lui. Come poeta, perché sarebbe superficiale, di scarso conto, di argomenti poco interessanti. E come uomo politico, perché ha negato l'accesso alla città, a Garibaldi, nel 1849. Allora, smentiamo tutte e due queste cose. Prima di tutto, come poeta, pesa ancora su di lui la stroncatura senza pietà del Leopardi, che ebbe ad ascoltarlo una sera in un salotto alla Moda di Pisa, e dice che era superficiale per la trivialità degli argomenti, per il modo di recitare, eccetera. E questo ha pesato moltissimo. Uomo politico, sì, negò, è vero, l'accesso a Garibaldi alla città, ma lo negò perché fu obbligato dal prefetto, che era il famoso Gregorio Fineschi, che era chiamato il gran forcaiolo dai liberali, e anche Antonio Guadagnoli lo considerava forcaiolo, e infatti di notte mandò i viveri e i beni di conforto ai soldati della truppa di Garibaldi. Poi, per la rabbia di aver dovuto sottostare a questo diktat, si dimise addirittura da Gonfalonieri, che sarebbe stato il sindaco. In realtà Guadagnoli è un liberale, liberale moderato logicamente, perché siamo nel pieno del governo del Granduca ancora, e lui non è che potesse correre il rischio di essere arrestato. La censura però l'ha beccato parecchie volte. E oggi come oggi tutta la sua opera è da rivalutare, perché c'è una critica violenta contro, nascosta magari sotto apparenze più leggiadre, ma c'è una critica violenta contro la moda delle mode dell'epoca, contro la burocrazia granducale che era veramente assurda, e quindi è un autentico liberale il Guadagnoli, lo possiamo affermare oggi con certezza. Specialmente se andiamo a rileggere le sestine con le quali lui tutti gli anni apriva il famoso sesto Caio Baccelli, che sono da rileggere perché nascondono veri atti di critica che raggiungono addirittura in certi momenti la satira. Il famoso naso. Uno dei capolavori di Guadagnoli è il naso. Ora, c'è una vecchia teoria che esiste da sempre, che in un uomo le dimensioni del naso sono indicative delle dimensioni di qualcos'altro. E Guadagnoli è efficacissimo in questo, quando dice è un naso maestoso e bello, è indizio di gran, forse la,
la rima sarebbe qualcosa in ello, ma lui conclude: sono indizio di gran cervello. E sul palco del teatro Petrarca è andato in scena Il Mercante di Venezia di William Shakespeare, protagonista Franco Branciaroli nel ruolo di Shylock. Sentiamo. No, quando dico che è buono intendo farvi capire che lo considero solvibile. Per me quando un uomo è solvibile è buono, anche se i suoi beni non sono poi così stabili. Rapporti sociali ed interreligiosi mai pacificati, amore, odio, lealtà ed avidità. Io già odio perché è un cristiano, ma più ancora perché lo odio, più ancora perché con questa sua stupida umiltà presta danaro gratis e mi abbassa il tasso. Sono molteplici i temi e le contraddizioni che attraversano Il Mercante di Venezia di William Shakespeare sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo. È il più grande drammaturgo di tutti i tempi, dai. Diciamo, fa teatro, Shakespeare è il più grande autore teatrale, insieme a tre greci, e sono i più grandi esponenti della drammaturgia di tutti i tempi, terrestre diciamo. Un testo complesso ed enigmatico messo in scena con un nuovo e raffinato allestimento firmato da Paolo Valerio, con protagonista un carismatico Franco Branciaroli nel ruolo di Shylock. Quello che là sta scritto io cerco di realizzarlo secondo i canoni proprio del 600, dell'epoca sua, cioè non c'è il Shylock contemporaneo. Scatarrandomi sulla barba e scalzandomi a calci come se io fossi un botolo che avete trovato sui gradini della vostra soglia. E cosa dovrei rispondervi? Hanno soldo i cani? Altro appuntamento teatrale, questa volta a Cortona, al Teatro Signorelli. Il primo appuntamento del 2023, lo spettacolo Quasi Amici, interpretato da Massimo Ghini e Paolo Ruffini. La sua formazione? La mia formazione è prettamente musicale. Conservatorio? Cantine. Suonavo il basso, di Purple, AC/DC, Iron Maiden, questa roba. Sono quelle fantastiche anche North Wind and Fire. Il bel palazzo dove vive, che rappresenta tutto il suo mondo, è proiettato sullo sfondo mentre i personaggi si muovono su un piano inclinato. Il destino di Philippe si compie quando precipita dal parapendio, costretto su una sedia a rotelle, riscopre il gusto della vita grazie a Driss, il badante. Al Teatro Signorelli, scena lo spettacolo Quasi Amici con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, tratto dall'omonimo film francese di successo del 2011. Che cosa fai? Faccio... guardo... guardo uno. E fa? Guardi il corpo? Ma insomma, il corpo è quello, la mente... Dall'altro lato? Dai, faccio quindi ma... fa la guardia al corpo? No, ti ho detto, più che altro la mente, il corpo è un po' femmino, insomma, diciamo. Ho capito. Andrei in galera anche stavolta. Perché? Perché non sei abbastanza furbo e fa questo mestiere, bisogna essere capaci di fare i delinquenti. Te non sei abbastanza cattivo. Cioè, mi stai dicendo che sono un coglione? Ti sto dicendo che sei uno sfigato. È diventato un cult nonostante sia un film giovane, non ha nemmeno 10 anni, però probabilmente è un film che è entrato nell'immaginario collettivo per questa sua capacità di essere divertente, commovente e anche un po' scorretto, viva Dio, e anche un po' di scorrettezza sana, e siamo sempre tutti politicamente corretti e ci siamo rotti. Sì, si può dire. Sul palco la nascita dell'amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, che ritroveranno però assieme il modo di cambiare le proprie vite e aiutarsi. Deve essere scorretto politicamente proprio perché è l'anima di questo racconto e proprio perché ti porta a riflettere sulla correttezza o la scorrettezza, perché se no il politicamente corretto ce l'avevamo pure durante il fascismo, no? Se tu facevi le cose come diceva Duce eri politicamente corretto, io non voglio, voglio essere scorretto. Come ci si sente a vivere così solo di assistenza? Scusi? Di elemosina, di carità, chiami come vuole. Invece lei potrebbe lavorare, produrre, ma non è secca di vivere alle spalle degli altri, non le provoca qualche problema di coscienza? A me no, a lei? Concludiamo con piccole curiosità di sport riguardanti l'Arezzo e il derby che si avvicina per quello che riguarda la giornata di sabato. Infatti
arriva al comunale la San Giovannese, agli Amaranto la vittoria casalinga contro i Valdarnesi manca da quasi 30 anni, l'ultimo successo risale infatti al 1994, sono finiti in parità gli ultimi quattro scontri diretti al comunale. I Valdarnesi hanno vinto con l'Arezzo in casa anche l'anno scorso, ma non vincono al comunale dal 1941. Il bilancio complessivo di 41 partite giocate, 13 vittorie degli azzurri, 12 successi amaranto e 16 pareggi. Quest'anno nel girone d'andata si giocò a Figline e vinse l'Arezzo per 3-0 con i gol di Diallo, Castiglia e Gaddini. Bene, questa era l'ultima notizia per quello che riguarda il telegiornale di questa sera. Grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV.